Buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite, sia in diretta che registrata. Io sono Gianni Colacione e questa è la serata, appunto, il venerdì 28 giugno. Venerdì E 28 apriamo, come di giugno. consueto, con questo spazio, diciamo, di commenti alle vicende italiche e non. Questa sera volevo parlarvi di comunicazione, non perché nulla di particolarmente specifico, anche perché non c'ho nessuna competenza. Ne parlo ugualmente come cittadino e come utente della lingua italiana, facendo delle riflessioni che spero possano sviluppare poi un dibattito come di consueto. Questa è la nostra speranza. In Italia sappiamo che la lingua utilizzata dallo Stato nei testi normativi e soprattutto nei testi che regolano l'attività amministrativa spesso raggiunge dei livelli di difficoltà e di comprensione per il cittadino comune veramente insormontabili. È un problema antico. Per indicare questa pseudolingua si è coniato il termine burocratese. Allora, si tratta praticamente di un misto di termini obsoleti, di espressioni prolisse, di latinismi, soprattutto di concetti esprimibili con una parola, di fatto si possono esprimere con una parola, ma che invece non si capisce per quale motivo si preferisce esprimere con espressioni e fraseggi contorti e difficili da comprendere. Non mi perdo nei numerosissimi possibili esempi, sono certo che mi avete capito. Di fatto una parte, e questa è la cosa più emblematica, più secondo me triste, una parte della popolazione italiana, ed è solo immaginabile quello che può capitare a chi sta in Italia e non è di madrelingua italiana, è esclusa dalla comprensione di testi importanti, elaborati per definire e regolare l'attività, i diritti, le opzioni che tutti abbiamo. E parlo appunto dei vari testi emanati da tutti quanti che sono gli organi che più o meno ampiamente si possono definire organi pubblici, e quindi sin dai testi normativi, le leggi, quindi i legislatori, il Parlamento, il Senato, ma scendendo fin giù le autonomie locali, i comuni, i regolamenti, le circolari e così via. La questione è così importante che anni fa il legislatore se n'è accorto e addirittura ha sentito la necessità di pronunciarsi con una legge, e già questo sembra un'assurdità, che esplicitamente dicesse che lo Stato doveva usare un linguaggio chiaro e comprensibile. Addirittura si è previsto che vi fosse una struttura che avrebbe dovuto controllare le segnalazioni da parte dei cittadini. Addirittura un numero verde SOS Lingua. In pratica, gli italiani, cercando di capire la lingua burocratica, sono come stranieri in patria, cioè necessitano di un'assistenza. Questa norma oggi è stata abrogata da una appunto successiva. È inutile dire che nel frattempo quanto appunto vi era contemplato in quella norma non si sia realizzato. Nulla di quello appunto che era contemplato si è realizzato. Le buone intenzioni di quel legislatore sono rimaste pure intenzioni. Inutile dire, ma lo facciamo per ricordarlo, che se è possibile la situazione nel frattempo, a mio parere, è anche peggiorata, perché appunto con gli anni sul territorio italiano oggi vivono molte più persone rispetto ad allora, non di madrelingua italiana e neanche neolatina, quindi escluse dalla comprensione dei barocchismi borbonici, per esempio che usano il latino. Già per molti di questi è difficile anche capire semplicemente l'italiano, figuriamoci il burocratese. Nel paese dell'infinita burocrazia, questo mostro dalle dimensioni sterminate continua quindi ad usare la sua lingua che impone a tutti noi. Noi, in qualche modo, cittadini, dobbiamo utilizzarla, siamo costretti a utilizzarla per rispondergli quando facciamo istanze, richieste, ricorsi e così via. E ci cimentiamo in performance tipo: veniamo noi con questa mia a dirvi, non so se vi ricordate la famosa lettera che Peppino De Filippo scriveva sotto dittatura di Totò.
e dobbiamo appunto ricorrervi, a meno che appunto non ci rivolgiamo a qualche esperto. E quindi l'avvocato, spesso semplicemente si ricorre all'avvocato per scrivere una lettera. Quante volte abbiamo sentito non facciamo fare la lettera dall'avvocato? Semplicemente per mettere in fila dei concetti che poi avremo in mente anche noi, ma soltanto che l'avvocato proprietario, il proprietario padrone di questo appunto burocratese, e quindi esprime quei concetti in un modo appunto che viene ritenuto recepibile in qualche modo dall'amministrazione, dai vari organi che devono ricevere appunto le nostre istanze. Ma può essere l'avvocato, può essere il commercialista, può essere un consulente, consulenti vari di ogni tipo. L'Italia è il paese degli esperti, dei consulenti, e giustamente c'è anche l'esperto di burocratese che ci decodifica certe espressioni impossibili. Si tratta del vocabolario antiburocratese Zanichelli, il quale peraltro, in sostituzione di termini appunto del burocratese, meritoriamente suggerisce termini più conosciuti, più semplici, gradevoli, utili e io oserei dire anche democratici. Intorno a questo grave vulnus alla comunicazione, scusate, ostacolo alla comunicazione, ovviamente le disquisizioni intellettuali fioriscono, disquisizioni di ogni tipo, sia che stigmatizzano questo tipo di questo utilizzo della lingua, e sia invece altre che lo valorizzano. E si arriva appunto tra costoro a conoscere, a leggere qualcuno che appunto inserisca nella discarica degli esseri umani indifferenziati, ignorati, tutti quelli che posti davanti ad una circolare ministeriale o un regolamento comunale, non comprendendo nel senso, cioè non comprendendo il burocratese, venga ridefinito appunto un analfabeta di ritorno. Un giorno vedrò con voi di fare una riflessione sui principi che ispirano questa abissale distanza tra lo scritto e il compreso dai cittadini. Per ora mi fermo, non voglio andare oltre, perché vorrei anche dirvi alcune cose oltre che illustrarvi il palinsesto, che è molto ricco oggi. Vorrei intanto ricordare che con questa serata sospendiamo le trasmissioni del venerdì per una pausa estiva che per forza di cose dobbiamo, Libere TV si deve prendere, ma parliamo ovviamente delle trasmissioni del venerdì, quindi sicuramente potrete trovare sul sito Libere TV e sul canale di YouTube dei contributi nuovi che durante l'estate faremo, ognuno appunto sparso in questa specie di redazione virtuale sparsa in tutta Italia, che è appunto Libere TV. Ovviamente ringrazio Donato Volpicella per la regia, per l'ennesima regia di questa sera, e chiaramente anche tutti quanti i collaboratori realizzeranno le trasmissioni questa sera. Ricordo sempre che Libere TV è un'associazione che si sostenta da sola e che quindi sarebbe utile e importante un vostro contributo fattivo e anche appunto un'iscrizione, quindi un contributo di tipo economico. Detto questo, passo a illustrarvi il palinsesto. Dopo la virgola del direttore, che è questo spazio, alle 20:30 abbiamo un'intervista in cui uno spazio molto breve di un quarto d'ora, in cui io intervisterò Antonio Gerardo Del Rico, autore del libro Roberto Straccia, Sogni Infranti, Edizioni a Nord-Est. Antonio Gerardo, che abbiamo già intervistato, abbiamo già conosciuto, ha scritto un libro su una vicenda particolarmente drammatica, che è rimasta un po' così nell'ombra. Vedremo un pochino di che si tratta in questo spazio subito dopo la virgola. Alle 20:45 lo spazio Certi Diritti, con appunto un reportage speciale Pride Palermo 2013, spazio appunto dell'associazione radicale Certi Diritti. Ci sarà appunto una conversazione con Riccardo Cristiana a cura di Marco Marchese. Alle 21:15, questo che vi ho detto, lo speciale Pride Palermo 2013, è uno spazio registrato. Alle 21:15 torneremo in diretta con una trasmissione nella rubrica Liberi di Credere,
Il caso del maestro Adriano Fontani, questo è il titolo. Da Siena, una storia di discriminazioni religiose e giudiziarie, la condurrò io, è una intervista, una conversazione appunto con Adriano Fontani, che abbiamo già intervistato, l'abbiamo incontrato a dei congressi di radicali italiani. Alle 21.45, sempre in diretta, la mia parte radicale, la trasmissione consueta con Silvana Bononcini, una conversazione intitolata appunto sempre Continuano a cadere le stelle, con un punto interrogativo finale, e quindi attualità politica dintorni, parleremo di politica, di attualità con Silvana Bononcini. Alle 22.15 a tavola con i libri, Giancarlo Calciolari intervista Gerard Haddad, scrittore e psicanalista, sul suo libro Tripalium, perché il lavoro è una sofferenza, edizioni François Bourin. Alle 22.50 spazio economia e mercati, open market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari, la consueta trasmissione, diciamo, di economia e finanza, con Alfredo Pauciulo. Alle 23.22 riteniamo, se tutto va bene, di chiudere le trasmissioni, se gliela facciamo, se non ci saranno, ci saranno problemi e ritardi, con uno spottino, appunto lo spottino che ricorda la chiusura estiva, la sospensione estiva delle trasmissioni, e quindi alle 23.25 la chiusura delle trasmissioni. A questo punto io vi ringrazio. Anche lo spazio di Alfredo Pauciulo è registrato, mi ricordano, dalla regia. A questo punto io vi ringrazio appunto per l'attenzione e vi invito a seguire le trasmissioni di questa serata, e restituisco la linea alla regia di Donato Volpicella. A più tardi.